Io spero che il futuro della scuola trentina sia multietnico, perché è la bellezza della società. In Italia il numero degli studenti stranieri è in continua crescita, trasformando sempre più la scuola in una realtà multiculturale. Si tratta di giovani con percorsi migratori, motivazioni e situazioni socio-economiche molto diverse. Molte sono le iniziative avviate dagli istituti scolastici trentini per favorire l'integrazione degli alunni arrivati da altri paesi. Di questo argomento ci occuperemo nella puntata di oggi di Cinformi News. Dieci anni fa gli studenti stranieri in provincia di Trento erano poco più di 600, l'1% della popolazione scolastica complessiva. Negli ultimi anni il ritmo di crescita è stato sostenuto, tanto che oggi l'incidenza degli alunni stranieri è superiore alla media nazionale, con oltre 4.700 studenti. Oggi in Trentino sono stranieri 6 alunni su 100. Le elementari ospitano il maggior numero di studenti stranieri, con una percentuale dell'8%. Ma negli ultimi anni è forte anche l'incremento nelle scuole superiori. In netta prevalenza si tratta di alunni dei paesi dell'Europa dell'Est. Tra le nazionalità più presenti troviamo Albania, Marocco, Macedonia e Romania. Di fronte alle trasformazioni della popolazione degli studenti, negli ultimi anni l'organizzazione e l'insegnamento all'interno della scuola italiana e trentina in particolare sono cambiati. Laura Bampi, responsabile del Centro Mille Voci. E le scuole si stanno muovendo un po' a macchia di leopardo, un po' anche in relazione a da quanto tempo hanno o meno, vedono o meno la presenza degli alunni stranieri. Quello per cui che stiamo cercando di fare è dare un po' omogeneità sul territorio. Per fare questo abbiamo istituito una rete di referenti sulle scuole con le quali ci confrontiamo, parliamo, vediamo chi ha fatto più iniziative, le buone prassi, dove si stanno svolgendo e quant'altro. Il nostro ruolo è anche quello di raccogliere tutte queste iniziative che vengono fatte, che partono da attività di accoglienza, che sono importantissime, proprio perché se accogliamo in un certo modo l'alunno straniero avremo da lui anche un riscontro positivo per l'inserimento e l'integrazione. Se l'accoglienza non è fatta come deve essere fatta, i problemi possono nascere già dall'inizio. Sicuramente molto, molto intervento sull'insegnamento dell'italiano, perché comunque parlare la lingua del popolo che ti ospita è indispensabile, è importante e ti permette di diventare anche cittadino del paese che ti accoglie. Nella scuola trentina è stata avviata una serie di iniziative riguardanti l'educazione interculturale e la formazione dei docenti. Per favorire l'integrazione degli alunni stranieri, nel 1998 è nato il Centro di Documentazione e Laboratorio per un'Educazione Interculturale Mille Voci. Sentiamo un'operatrice del centro, Serena Cristofori. Il Centro Mille Voci è un centro interculturale che nasce da un protocollo d'intesa firmato dal Comune di Trento, dalla provincia, quindi dal Dipartimento Istruzione, dall'IPRASE, dall'Università e dal Forum Trentino per la Pace. Si occupa prevalentemente di consulenza e documentazione. È un servizio per le scuole, ma anche per il territorio, rispetto a tutti i processi che riguardano l'intercultura, quindi accoglienza, italiano come lingua 2, mediazione, tutte queste azioni che hanno come obiettivo il rendere più aperta la nostra scuola e la nostra società. Le scuole hanno molta autonomia nel modo di rispondere ai bisogni dei giovani immigrati. Particolare attenzione viene dedicata spesso al dialogo fra famiglie e l'istituto. A tal proposito, un ruolo importante è svolto dai mediatori culturali. Sentiamo Adriano Tomasi, operatore del Centro Mille Voci. I mediatori interculturali sono le persone che devono aiutare la scuola trentina ad accogliere nel miglior modo possibile i ragazzi che ci arrivano da tante parti del mondo. Quando un ragazzo arriva è ovviamente completamente spaesato e c'è bisogno che la scuola faccia
faccia di tutto per poterlo accogliere, per poterlo conoscere. Bisogna capire la scuola che ha fatto nel suo paese di origine, spiegargli come funziona la scuola italiana, capire qual è il suo progetto di vita, tenere i contatti con i genitori. Gli istituti aiutano alunni e genitori immigrati nelle procedure di iscrizione, inserimento e accesso alle informazioni sulle opportunità future all'interno del sistema scolastico. Importante è anche il sostegno psicologico al bambino nel suo nuovo ambiente. Siamo andati a visitare due laboratori di lingua italiana per alunni stranieri. Le problematiche sono estremamente complesse e diversificate a seconda che i ragazzi arrivino con la famiglia, arrivino come minori non accompagnati che vengono poi inseriti in comunità oppure per il ricongiungimento familiare. Qui a scuola abbiamo provato ad affrontare il problema, soprattutto il problema di inserimento scolastico e di poter mettere in grado i ragazzi di seguire realmente un percorso scolastico, dedicando un'intera cattedra all'insegnamento sia dell'italiano a questi ragazzi, ma anche della lingua dello studio. Quindi la presenza di un bambino straniero è una ricchezza, ritengo molto grande, che dà occasione a tutti i bambini di allargare gli orizzonti. E nella nostra scuola questo è stato fatto attraverso l'intervento dei mediatori culturali, che sono stati introdotti fin dall'anno scorso, e attraverso un'attività di cineforum nella scuola elementare che cerchiamo di organizzare quest'anno, in modo che i bambini possano servirsi di documentari, di filmati in cui il protagonista sia il bambino nelle diverse parti del mondo. Il laboratorio nasce non solo per l'insegnamento della seconda lingua, ma anche per fornire agli studenti un momento di accoglienza e di orientamento nella scelta scolastica ed eventualmente per un riorientamento in base alle loro competenze e alle loro capacità. E da questo punto di vista noi abbiamo contattato più di 60 studenti e attualmente stanno frequentando il laboratorio una quarantina, nel senso che altri sono già rientrati a pieno titolo in classe e hanno concluso il loro percorso presso di noi. Le maggiori difficoltà nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua agli alunni stranieri sono tre, direi. Una è dovuta al loro atteggiamento e alla loro motivazione, poiché non sempre hanno condiviso la scelta della famiglia del venire in Italia. Questo comporta a volte un rifiuto per la lingua. E una seconda difficoltà è data dal loro grado di scolarizzazione precedente, poiché nei vari paesi ci sono diversi sistemi scolastici e preparano in diversi modi. Questo dà loro diverse capacità di interagire. E la terza è dovuta al fatto che, provenendo loro da una quindicina di paesi diversi, è difficile riuscire a trovare un metodo per insegnare a ciascuno di loro la lingua nel miglior dei modi, adattandosi allo schema della loro lingua. Io mi chiamo Gerson, vengo dalla Colombia. Finisco il geometry e dopo vado in l'università a finire ingegneria. Mi chiamo Nelly e vengo da Santo Domingo, Repubblica Dominicana, America Centrale. E mi trovo bene con i miei compagni, anche con l'insegnante. Capisco abbastanza. Mi chiamo Tatiana, vengo dalla Moldavia, sono qui già da 3 mesi. Sono a una scuola di contabilità UPT e commessi. Mi chiamo Cristina, vengo dall'Ucraina. Adesso io faccio scuola IPC, commercio e turismo, però dopo io vorrei lavorare nel teatro. Mi chiamo Lingli, vengo dalla Cina. L'italiano è molto diverso dalla mia lingua. Molto spesso, per la loro età, al momento dell'ingresso in Italia, gli studenti stranieri entrano nel mondo della scuola trentina partendo dalle elementari. Per alcuni alunni, però, il percorso scolastico comincia dal primo gradino con la scuola materna.
È qui che parte un percorso formativo interculturale che prosegue poi nei successivi livelli di istruzione. Il servizio Scuola d'Infanzia lavora sulle tematiche interculturali da 5 anni. Le iniziative che noi consideriamo importanti sono a 4 livelli. 1, la formazione del personale insegnante. 2, la relazione con le famiglie, che è un punto che noi consideriamo centrale. Il terzo livello su cui operiamo è la costruzione di pratiche di lavoro. E qui abbiamo preso riferimento in particolare 4 ambiti. L'accoglienza, l'organizzazione degli ambienti e la sperimentazione di laboratori didattici interculturali all'interno delle scuole che coinvolgono direttamente i bambini. Un quarto punto che noi consideriamo estremamente qualificante è la realizzazione di una serie di strumenti plurilingue. Ma cosa pensano le famiglie degli alunni dell'incontro interculturale in classe? Abbiamo raccolto il parere di alcuni genitori. Io sono felice perché questo vuol dire avere un po' del mondo qui da noi e poi è un'occasione anche per questi bambini di conoscere altre culture e altri modi di vivere in tranquillità. Il dato della multietnicità è un dato in avanzamento della nostra società, nella nostra cultura, e penso che quindi se i bambini imparano fin da piccoli a stare insieme sia un valore fondamentale perché imparano a stare bene insieme da grandi. Io penso per i nostri bambini è un grande arricchimento. Vorrei però che si tenesse conto anche delle tradizioni di questi bambini. Per esempio il mio, nella sua scuola c'è una bambina che è di thailandese e quindi chiaramente vedo che non ha avuto nessun, diciamo, tipo di problema a socializzare e a fare amicizia. Per avere un mondo migliore nel futuro si inizia da questo, da questa venire insieme nella scuola. Anche fra i trentini sono molti i ragazzi che hanno compiuto o stanno vivendo esperienze di studio in altri paesi. Sentiamo una studentessa del liceo Rosmini di Trento. Ciao, io sono Chiara e vivo a Trento. Studio al liceo Rosmini Linguistico di Trento. Nella mia classe ci sono una ragazza marocchina, di Casablanca precisamente, e una ragazza rumena. Ho avuto un'esperienza negli Stati Uniti, durata 11 mesi l'anno scorso come exchange student. Gli studenti stranieri sono soggetti ad un impatto naturalmente, cioè come ogni straniero che va in un altro luogo. E sì, e immagino che il loro impatto sia peggiore del mio perché comunque io sono andata lì volontariamente, seguita da un programma e da una famiglia. Loro sono qui spesso e volentieri per cause maggiori, peggiori anche delle mie. Io spero che il futuro della scuola trentina sia multietnico, perché è la bellezza della società. In futuro il mondo dell'istruzione richiederà ulteriori strategie di accoglienza e inserimento. La scuola non potrà più limitarsi ad accogliere gli studenti di origine immigrata, ma dovrà necessariamente attivarsi per la loro piena riuscita nello studio e per garantire loro uguali opportunità. Sentiamo Jacqueline Andal dell'Università di Bari. Penso che il ruolo della scuola sia importantissimo per le seconde generazioni, però penso che dobbiamo anche pensare al di là dell'inserimento scolastico, alle elementari, alle medie, su questioni di lingua, eccetera, e pensare anche al futuro dei percorsi scolastici che possono avere questi ragazzi, che spesso, perché spesso le famiglie di immigrati non capiscono bene come è strutturato il sistema scolastico in Italia. E quindi penso che sia molto importante non avere che i ragazzi di origini straniere non sono segregati in settori speciali. Un territorio attraverso le istituzioni e l'associazionismo può fare molto per favorire l'integrazione dei cittadini immigrati e promuovere rapporti positivi tra vecchi e nuovi residenti. Di questo parleremo nel prossimo appuntamento con CINFORMI News. Per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona serata.